nostra vita viene cambiata ed alimentata dalla libertà. A volte succede una cosa insolita. Quando una persona possiede la libertà, non le dà il giusto valore, mentre chi ne è privo la desidera con forza, la sogna, prova ad immaginarsi come sia. Però, se ci pensiamo bene, tutti ce l'abbiamo, perché anche chi è in carcere, come tanti prigionieri politici di oggi e del passato, non può perdere la libertà di coscienza. La parola libertà può essere associata alla parola felicità, perché potendo esprimersi senza vincoli di alcun tipo, si raggiunge la nostra completa soddisfazione. Buongiorno, mi chiamo Gergola Madoni e oggi vi leggerò il mio pensiero sulla libertà. La libertà è un diritto che tutti devono avere, ma alcune volte è negata. La libertà non ha prezzo, perché anche se la prigionia sembra possa offrire più vantaggi, come nella storia del lupo e del cane di Fedro, la libertà è migliore di tutti quei vantaggi. Infatti il lupo, vedendo il cane bello e pasciuto, ma legato alla catena, preferisce mille volte non rinunciare alla sua libertà piuttosto che avere la pancia piena. In questo periodo ci è stata tolta la libertà di uscire, ma questa prigionia non è nulla in confronto a quella che i nostri partigiani e tutti gli uomini di buona volontà hanno dovuto subire per regalarci il sapore della libertà. Buon 25 aprile a tutti! Il 25 aprile è il giorno della libertà. Questa parola per me è molto speciale. Essere liberi è un sentimento, una sensazione di leggerezza. La libertà è essere leggeri e liberi come una farfalla, come l'aria. Essere liberi dai pregiudizi, dalle paure e dall'oppressione. Devo dire che è una delle mie parole preferite. Vivo tutti i miei giorni in libertà, ma certe volte l'ho provata, l'ho sentita forte sulla mia pelle e mi è sembrato di volare. È come svincolarti da una catena che ti lega le mani. È la sensazione di rompere la catena che magari ti divide da qualcosa per te importante o ti fa sentire pesante. Per essere liberi dobbiamo avere coraggio e affrontare i problemi che ci tormentano ogni giorno. In questo periodo pensiamo di non essere liberi perché magari non possiamo uscire di casa, ma per essere liberi dobbiamo avere la coscienza a posto, perché se usciamo danneggiamo il mondo intero e la felicità e la libertà vanno sempre mano per mano. Buon 25 aprile, Ariane Stella Recca Prima E, Scuola e Poni Tonievo. In questo periodo ci sembra di essere in prigione senza libertà. Pensando ai tempi del nazifascismo, le persone non potevano nemmeno avere la libertà di esprimere il proprio pensiero politico e le proprie idee. C'era la censura che controllava la stampa, le opere teatrali, il cinema, la radio. Non vi era la libertà di associazione né di religione. Penso che la mancanza di libertà di questo periodo che stiamo attraversando non sia lontanamente paragonabile alla limitazione di quei tempi. Viva il 25 aprile! Oggi è il 25 aprile, un giorno molto importante per l'Italia, perché quel giorno fu liberata dal nazifascismo. Quella era un tipo di libertà negata, diversa da quella che stiamo sperimentando noi. Dipendeva dalla persona che eri, da quale religione e politica avevi scelto. Io penso che quando usciremo da questo periodo avremo i pensieri delle persone di tanto tempo fa, ovvero saremo felici di essere liberi, ma allo stesso tempo saremo tristi pensando che tante persone sono morte oggi come loro. Libertà è un diritto che devono avere tutti gli esseri viventi. La libertà, per me, è come se avessero spalancato i portoni per correre e divertirmi. Alcuni non possono provare il sentimento della libertà perché possono essere rinchiusi dentro un portone serrato da due lucchetti e da catene indistruttibili, come è successo agli ebrei e a tutti quelli che erano considerati diversi. E questa è una cosa triste, anzi, tristissima. La libertà è bella. Poter vivere, giocare, esprimersi liberamente è bellissimo. Spesso diciamo che essere liberi significa fare quello che più ci pare e piace, quello che vogliamo. Ma non bisogna esagerare, perché la libertà è sempre la relazione degli altri, alla realtà in cui viviamo. Per questo ricordiamo il 25 aprile. La libertà non è di uno solo. 25 aprile 2020.
È il giorno della liberazione in Italia dal fascismo e dal nazismo, che erano regimi persecutori che violavano qualunque forma di libertà, di espressione e di religione e violavano il diritto alla vita e ad essere diversi. Negli ultimi mesi di questo triste anno 2020, il nostro governo è stato costretto a limitare a tutto il popolo la libertà. Libertà di andare a scuola, di vedere gli amici, di andare fuori, di divertirsi, di fare sport, di eseguire la maggior parte dei lavori. Quindi stiamo vivendo un periodo in cui è fondamentale chiederci cos'è la libertà e capire se siamo veramente liberi. Adesso mi fa quasi piacere stare in casa perché c'è il Covid-19 che è molto contagioso, ma preferirei comunque una porta da cui poter uscire ed entrare quando voglio. Per adesso la mia porta resta chiusa. Dunque sono limitata nella mia libertà. Però posso mangiare e quindi sono libera dal bisogno e ho la libertà di pensare, di studiare e di esprimermi. Questo significa che ci sono tanti tipi di libertà. La libertà è l'opposto delle costrizioni, dell'obbligo e dell'adattamento. Per esempio, un individuo povero o un popolo in guerra hanno la libertà ridotta all'essenziale oppure non hanno nessuna libertà. Inoltre, la libertà non è fare quello che si vuole. Quelle sono fantasticherie. La libertà è quel concetto che ti permette di fare quel che vuoi, di essere quello che sei, di creare e agire secondo i propri valori e desideri, ma rispettando gli altri e la legge. Anna Bertini, prima E, scuola Ippolito Nievo. Aprile 2020. Sappiamo che molti giovani ragazzi e ragazze sono morti per la nostra libertà, a partire da quel non troppo lontano 1946. Sì, si chiamavano partigiani e staffette. Loro hanno conquistato per tutti noi la libertà. Ma come viviamo in questo aprile 2020? Oggi la nostra libertà è limitata. No, possiamo scrivere per sfogarci, quindi possiamo continuare a esprimerci. Ma non possiamo esercitare la libertà di movimento. Non siamo liberi di vivere in società. Stiamo pagando le conseguenze di un'ingiustizia commessa. Abbiamo violato le leggi nella natura. Rimedieremo ai nostri errori? Io spero tanto di sì. Aristide Ciappi, prima E, scuola Ippolito Nievo. Secondo me la libertà è la cosa più importante che ci sia. Ora siamo in un periodo difficile, di libertà ne abbiamo poca. Ma sono sicuro che quando usciremo ce la godremo di più. Quando puoi uscire normalmente non te ne accorgi che sei libero. Ma quando è tanto tempo che non esci, quando uscirai, sarà come volare libero nel cielo. Il 25 aprile del 1945, anche se io non ero lì quel giorno, posso solo immaginare quanto gli italiani siano stati felici di aver riacquisito la loro libertà e di pensare che era un bene comune per il loro futuro. Molte persone sono morte per salvare la nostra patria. Grazie. La libertà è un concetto che mi fa pensare di avere la possibilità di scegliere e non essere costretta a fare quello che vogliono gli altri. La scuola è libertà anche se non sembra, perché a scuola abbiamo la libertà di imparare. Non è libertà la prigionia, che è il suo contrario. Ci sono tanti tipi di libertà, per esempio la libertà di parlare, di esprimere le proprie idee. In alcuni paesi oggi non c'è questa libertà e si può venire imprigionati se si hanno delle idee contrarie a quello che dice chi comanda, oppure sull'esperienza di questi giorni, la libertà di potersi muovere e ritrovarsi con i nostri amici, parenti e compagni. È la libertà che mi manca di più. Tutte queste libertà si trovano nella Costituzione, che noi oggi abbiamo grazie al 25 aprile. La libertà è una cosa necessaria per tutti gli esseri umani e viene considerata un diritto intoccabile. La libertà non è solo fisica, ma anche mentale. Infatti, fortunatamente, in questo momento di quarantena ci resta la possibilità di esprimere le nostre emozioni ed opinioni attraverso i nuovi mezzi tecnologici, mezzi che non avevano coloro che hanno battuto per la libertà del nostro paese. Eppure ce l'hanno fatta e siamo qui a ricordarli. La libertà è non dipendere dagli altri. Essere liberi significa potersi esprimere completamente. Oggi, in questo tempo sospeso, mi manca la libertà che avevamo prima e spero ci venga restituita al più presto. Ecco il perché oggi, 25 aprile,
noi ricordiamo con forza che ogni popolo ha il diritto di governarsi senza catene. La libertà è un diritto fondamentale che tutti dovremmo avere fin da piccoli. Nessuno dovrebbe essere privato della sua libertà, ma anche un eccesso di libertà può causare disastri. Infatti, bisogna bilanciare libertà e regole. La libertà bisogna anche godersela. Se una persona usa tutto il suo campo, gli sembrerà piccolo, mentre se ne usa solo una parte, gli sembrerà sempre un'immensa pianura. Questo vuol dire che una persona avrà sempre un desiderio illimitato di libertà, ma lo metterà a servizio di un desiderio comune più grande, imparando a condividerlo per la costruzione di una società migliore. Buon 25 aprile!